Buonasera a tutti, benvenuti a Speciale Dilettanti, appuntamento anticipato perché alle 20:30 stasera scenderà in campo il Perugia a Benevento e allora, come di consueto, diretta B con Giulio Nardi e i suoi ospiti. Chiuderemo dunque qualche minuto prima, inizio anticipato, come detto. Servizi che stanno arrivando proprio in tempo reale, fischio d'inizio oggi alle 15, gare che si sono chiuse dunque alle 17, un gran lavoro in fase di montaggio, vi mostreremo 13 servizi anche oggi, Serie D, eccellenza e promozione. In Serie D una giornata più amara che dolce sicuramente per le Umbre. Ieri 1-1 nell'anticipo fra Tiferno e Trestina, oggi 2-2 che lascia molto amaro in bocca al Foligno, avanti 2-0 contro il Cascina al 50esimo, poi la rimonta dei Toscani, sconfitta del Cannara battuto 2-0 a Scandicci. L'eccellenza ha una protagonista indiscussa ormai, l'Orvietana 7-7, settima vittoria per la formazione di Gianfranco Ciccone che batte 3-0 il Castel del Piano pur restando in 10 al 36esimo del primo tempo, dietro a cercare di tenere il passo è solo la Narnese che batte 2-0 il Gualdo Casa Castalla, si porta a meno 6. Nel girone A di promozione c'è una capolista, solo al comando il Tavernelle, nel girone B stesso discorso, a guidare il raggruppamento è la C4. Abbiamo detto, per quanto riguarda il Foligno, un pari che lascia amaro in bocca. È così? Lo chiediamo al capitano Maurizio Peluso. Ciao Maurizio. Ciao Nicola, ciao a tutti. Sicuramente non è un risultato che ci premia. Sì, siamo un pochino amareggiati, arrabbiati, stiamo un pochino rosicando. Abbiamo fatto un bel primo tempo e... Poi? E poi purtroppo stiamo pagando adesso la troppa inesperienza che abbiamo in certi ruoli e facciamo tanti errori e adesso veniamo puniti. Chi invece se la ride è Lorenzo Cacciamano, attaccante del Tavernelle. Ciao Lorenzo. Settimana speciale per te, poi ci vedremo anche il servizio. So che oggi ti è stata consegnata in una targa per i 250 gol, anzi 252, no? Sì. Diciamo insomma come stanno le cose. Ringrazio, ci tenevo a ringraziare subito la società, il presidente Caciotto, il main sponsor Mauro Ricci, ma tutta la società in generale, i dirigenti sempre presenti, i direttori Gagliardini, Gervasi e tutti gli altri dirigenti, non voglio dimenticare nessuno perché mi hanno dato questa targa significativa, importante e comunque una società che ci sta dietro, ambiziosa, non ci fa mancare niente, quindi il merito è anche loro. Tavernelle può vincerlo questo campionato? Ma no. È l'anno del centenario, fra l'altro. Oggi anche maglia speciale, se non oggi sbaglio. Oggi abbiamo inaugurato la nuova maglia, bellissima, con il logo del centenario. Sicuramente c'è entusiasmo, però da qui a dire alla quinta giornata di vincere mi sembra un pochino presto, dai. Entriamo dentro con i risultati classifiche, poi ti massacreremo subito. Scriveteci al 347-9748-563. Adesso però, come detto, andiamo dentro con tutti i numeri della domenica che si è appena conclusa. Questi risultati del girone: Arezzo Montespaccato 0-0, Foligno Cascina 2-2, Pianese Flaminia 3-1, Poggi Bonzi Varese 1-1, Pro Livorno Nipomezia 1-1, San Donato Tavernelle Rieti sospesa sul 3-1. Fra l'altro, torniamo anche indietro se possibile con la grafica. San Donato Tavernelle, arbitro Valentini di La Spezia infortunato alla fine del primo tempo, sul risultato come detto di 3-1 in favore della formazione di Paolo Indiani. Si ripartirà dall'inizio della ripresa sul risultato di 3-1, tripletta fra l'altro di Russo, capocannoniere del campionato con 6 gol in 3 partite. San Giovannese Gavorrano 0-2, Scandicci Cannara 2-0, Tiferno Trestina 1-1. Questa la classifica dopo le prime 3 giornate. Potenzialmente c'è una capolista che è il San Donato Tavernelle a quota 9, però punti di fatto sono 6 perché c'è ancora il secondo tempo da giocare. Arezzo Montespaccato Pianese 7, San Donato Tavernelle Scandicci Gavorrano 6, Trestina Poggi Bonzi, Rieti, Pro Livorno 4, Tiferno, Cannara 3, Cascina Badesse 2, San Giovannese, Flaminia, Foligno, Unipomezia chiudono con un punto. Andiamo in eccellenza, qui siamo addirittura alla settima giornata e come detto c'è una padrona del campionato che è l'Orvietana con 7 vittorie su 7. Il derby fra Bastia e D'Angelana va al Bastia che si impone 1-0, c'è un errore in grafica. Ducato Spoleto Ponte Valle Ceppi 0-2, Fortitudo Assisi Subasio San Sisto 1-1, Massa Martana Ellera 0-0, Narnese Gualdo Casa Castalda 2-0, Nestor Branca 0-3, Olimpia Tirus Castiglione del Lago 1-1, Orvietana Castellepiano 3-0, San Sepolcro Lama 1-1. La classifica guida l'Orvietana con 21 punti. Segue la
Nestor, staccata di 6 lunghezze a quota 15. Poi c'è il Castiglione del Lago a quota 14, Massamartana 13, Bastia, Branca, Gualdo Casacastalda, Lama 11 punti, Ponte Valle Ceppi 10, San Sepolcro 9, Ducato 8, Castel del Piano, Ellera San Sisto 7, Assisi Subasio 6, a quota 5 l'Olimpia Tirus, 4 Angelana, 3 la Nestor. Andiamo ai risultati del girone A di promozione. Come detto, qui comanda il Tavernelle, questa è la classifica dell'eccellenza. Nestor con 3 punti, fanalino di coda, 6 sconfitte in 7 gare per la formazione di Montecucco, un avvio decisamente al di sotto delle aspettative, tanti infortuni, poi ne parleremo. In casa Angelana la sconfitta nel derby di oggi potrebbe costare la panchina a Buttò. Girone A, questi risultati della quinta giornata: Casa del Diavolo San Marco Juventina 1-1, FC Castello Pontevecchio 1-2, Marra Sigillo 3-1, Magione Pievese 0-1, Mantignana Pierantonio 1-1, Montone Arna 1-2, Selci Ventinella 0-0, Tavernelle Pietralunghese 2-1, Tiber Smacchie Piccione 5-1. Questa la classifica dopo 5 giornate. Se la ride Lorenzo Cacciamano, perché il Tavernelle è lì in vetta con 13 punti, Ventinella 11, Pontevecchio 10, Selci 9, Magione Pierantonio, Mantignana Pievese 8, Marra 7, Montone Sigillo Casa del Diavolo 6, Pietralunghese Piccione, FC Castello San Marco Juventina, Tiberi Smacchie 4, chiude l'Arna con 3 punti, Arna che oggi ha centrato la prima storica vittoria in promozione. Girone B di promozione, questi invece i risultati della quinta giornata: Merina Giulia Spello 3-2, Campitello MC 98 2-0, Guardea Athletic Bastia 3-0, Monte Castello Vibio Visfoligno 1-2, Pedregnano Clitunno 0-2, Romeo Mento IC 4 0-4, Superga 48 Todi 1-0, Terni Est Montefranco 2-0, Viole San Menanzo 1-1. La classifica in testa da sola c'è la C4 con 13 punti, segue a ruota il San Venanzo con 12, così come la Terni Est, Clitunno 10, Campitello e Guardea 9, Visfoligno 8, Amerina, Giulia Spello, Romeo Menti, Viole 7, Superga 48 5, Monte Castello Vibio, Todi, Athletic Bastia, MC 98 4, Petrignano Te 3, Montefranco ultimo con un punto. Iniziamo subito a guardarci i filmati. Partiremo dalla Serie D, dal derby di ieri, l'1-1 fra Tiferno e Tresti, nel 2-2 tra Foligno e Cascina. Prima però di andare dentro con i gol, adesso Maurizio ti mostriamo qual è il segreto delle 252 reti di Lorenzo Cacciamano. L'hai mai contato i tuoi gol? No. Davvero? Sì. Finita la trasmissione ci mettiamo a contare i tuoi gol, lì non si ruba, tutti dalla Serie C alla Serie D, una parentesi in eccellenza, quindi lì i gol non puoi rubarli, devi sapere. Lorenzo, qualcuno in prima ne ha rubati, 6 o 7 ne ha rubati sicuri, però il segreto di Bomber Cacciamano qual è? Sai cosa si fa fare prima della partita? Andiamo dentro con la foto, grazie a Leonardo Cesaroni in regia, vai, descrivicela tu. Questo è il massaggio, che oggi non avevamo il massaggiatore ufficiale che aveva un impegno, e il capitano Arcioni, che è masso fisioterapista bravissimo, che mi ha dato ha fatto un massaggio prima della gara, lo ringrazio. Non hai segnato, quindi non è stato un buon massaggio. Ma infatti sarà cambiato subito dalla prossima. Ti fai fare massaggi anche tu prima della partita? Così. Anzi, tu però sei il capitano, quindi sei tu semmai che dovresti massaggiare. Devo individuare da chi fammelo fare. Ci penserò però adesso. Andiamo dentro con i gol di ieri al Bernicchi, 1-1 fra Tiferno e Trestina, un bel derby, una grande cornice di pubblico, andiamo a vedere com'è andata. Parafrasando il contesto elettorale, verrebbe da dire che Tiferno e Trestina vanno al ballottaggio. L'anticipo della terza giornata si chiude infatti sull'1-1 al termine di 97 minuti tiratissimi da derby vero, con il Tiferno che si vede raggiunto al 90esimo dopo aver gettato alle ortiche la possibilità di chiudere la partita. Eppure in avvio è il Trestina, schierato da Pirotti con un 4-3-3 con Mazzoni in porta, con Vito, Fumantici, Nerini e Lorenzini in difesa, Barbarossa, Gori e Gramacci in mediana, con Kribek, si è dedicato a farsi preferire, quando proprio Dicato prima anticipa Guerri sul traversone di Fumanti senza trovare la porta, poi viene chiusa al momento della battuta a rete sull'imbucata di Barbarossa.
Machi modifica il suo 4-3-3 iniziale in un 4-4-2 con Guerri fra i pali, Sensi, Murillo, Mariucci, Avellini nel reparto arretrato, Bruschi, Benedetti, Gorini e Ruggeri a centrocampo con Calderini e Bagnolo in avanti, e il Tiferno trova il vantaggio al minuto 29 quando Benedetti vede e serve Calderini che scatta sul filo del fuorigioco e con un diagonale perfetto batte l'incolpevole Mazzoni. Il Trestina chiede un fuorigioco per l'assistente Gentile, tutto regolare, e Moretti convalida l'1-0. Il Tiferno ha subito la palla per il 2-0, ma Sensi non trova la porta sull'angolo dalla destra. Il Trestina accusa il colpo e i padroni di casa hanno un'altra occasionissima prima dell'intervallo, quando Gramaccia si sostituisce a Mazzoni, salvando così su Bagnolo. Poi è Fumante ad immolarsi sul doppio tentativo di Ruggeri prima e Gorini poi. Nell'intervallo Pierotti prova a riorganizzare i suoi ed è Kribek a suonare la sveglia con un sinistro a giro allontanato da Guerri al minuto 53. Occhio però ancora al Tiferno quando Gramaccia chiude su Bruschi e Gorini al rimorchio calcia incredibilmente alto. Pierotti pesca allora in panchina, fuori Barbarossa e Gori, dentro Xafa e Della Spoletina, Gramaccia da play in mediana con Convito e Xafa da mezzali. Machi risponde con Dorato a far coppia con Calderini in attacco al posto di Bagnolo e con Brunetti per Bruschi. Un derby che sia derby vuole anche un po' di animi accesi ed ecco che al 70° Calderini finisce a terra davanti alla panchina del Tiferno dopo un contatto con Cenerini. L'assistente De Santis richiama l'attenzione di Moretti, si accende una mischia, Benedetti finisce a terra, Terzini entra in campo dalla panchina e viene espulso, giallo anche per Mazzoni e Cenerini. Sulla susseguente punizione di Gorini, tacco di Calderini in area, Gramaccia porta via palla e il Tiferno chiede il penalty per un tocco con il braccio da parte del capitano del Trestina. Un minuto e Gorini ha sui piedi la palla del 2-0 ma trova Superman Mazzoni a dire no. Pierotti passa allora al 4-4-2 con gli ingressi di Mariucci e Morlandi per Lorenzini e Dicato. Ancora Tiferno però, ma uno straordinario Mazzoni abbassa ancora una volta la saracinesca su Avellini. Il Trestina si getta in avanti alla disperata e all'87° Calderini corona una grande prestazione con questo recupero da difensore puro su Morlandi servito da Mariucci dopo un velo di Essussi. Al 90° Machi concede la standing ovation proprio a Calderini e la vittoria sembra ormai cosa fatta per il Tiferno. Invece sulla rimessa di Della Spoletina al minuto 90 e 30 secondi Morlandi in corna più in alto di tutti, Guerri smanaccia addosso ad Essussi che da metri zero firma l'1-1 che fa esplodere il pubblico di fede trestinese. 7 minuti di recupero durante i quali il Tiferno accenna una protesta quando il nuovo entrato Koulibaly si imbola, ma l'assistente De Santis alza la bandierina. Triplice fischio e urne chiuse, con il Tiferno che mastica amaro e il Trestina che si porta a casa un punto d'oro. Gualtiero Machi, 2 punti buttati via. Questo è chiaro, insomma. Però devo dire che al di là del rammarico, certe partite vanno chiuse bisogna acquisire ancora un altro tipo di mentalità che non ce l'abbiamo del tutto. Ce l'abbiamo a tratti durante la partita, stiamo bene in campo, però poi ci perdiamo sulle cose più importanti, perché al centrocampo le partite si costruiscono, ma dentro le aree di rigore si vincono e si perdono. Beh sì, intanto la vera vittoria è del calcio valtiberino, vedere lo stadio, la tribuna piena, e si parla che all'inizio del secondo tempo c'erano quasi 1200 persone, sono venuti vecchi tifosi, addirittura i tifosi ultraottantenni, proprio quelli storici, questa è la grande soddisfazione. Per quanto concerne la partita, una grande amarezza, perché noi dovevamo chiudere il risultato già in due occasioni. Beffa è dir poco, però sono da un lato amareggiato, ma sono soprattutto orgoglioso di questa squadra. Tanti ragazzi, abbiamo un grande mister, una grande dirigenza, oggi lo stadio è pieno, abbiamo riportato allo stadio oltre 1000 persone, questa è la cosa che ci deve rendere orgogliosi. E poi vedere oggi 6 ragazzini titolari in una partita così delicata mi rende veramente orgoglioso. Abbiamo messo sotto il Trestina, abbiamo dominato la partita, meritavamo di andare sul 2-0 già nel primo tempo, e purtroppo ecco, il calcio è bello per questo, è un punto beffa, però è un punto che prendiamo con grande orgoglio. Beh, significa tanto dal punto di vista del morale, del continuare a lavorare bene, con serenità, di credere in quello che si fa, ci dà un senso di fiducia, ci dà un senso di forza del gruppo.
Ma è un pari importante che dà seguito al risultato positivo di domenica, e credo che i risultati ci stavano, ti dico la verità, ci stava anche che vinceva il Tiferno. Però bisogna dire che la cosa più bella è che oggi la Valtiberina ha riabbracciato le due squadre più importanti che ha. Che hanno combattuto dal primo minuto al 97esimo, hanno lottato fino al 97esimo cercando di superarsi, e questo è il bello del calcio e la cosa più bella che vogliamo vedere dagli spalti. Poi un po' di pepe, qualche scaramuccia, è tutto normale in un derby perché un po' è sentito, però devo fare i complimenti veramente alla Tiferno, ma soprattutto al loro mister, perché Machi credo che abbia dato veramente un'impronta a questa squadra. Maurizio Peluso, c'è un po' di rammarico lo scorso anno per aver giocato questo doppio derby praticamente senza pubblico, perché anche al ritorno c'era pochissima gente, era potuta entrare davvero poca gente. Sì, certo, è un derby comunque sia molto sentito e purtroppo per le regole del Covid non abbiamo potuto giocare a porta aperta, però comunque sia sono state sempre due belle partite. Dimmi che campionato faranno il Tiferno e il Trestina. Ma il Tiferno c'ha una buona squadra, una buona rosa, la società ha detto che punterà in alto, quindi sicuramente farà un campionato da vertice. Il Trestina si dovrà riconfermare, sicuramente è una squadra molto forte, costruita bene, e poi tra l'altro, tra virgolette, vedo che gli continua anche a girare bene come l'anno scorso su certi episodi, quindi questa cosa non guasta. Certi episodi tipo? Tipo anche ieri, al di là della bravura di Essoussi, che fa un movimento da attaccante vero, che poi tra l'altro lui è un attaccante molto fisico, solitamente è lui che andrebbe a spizzare quella palla sul fallo. Invece ci è andato Morlandi. Invece lui fa un movimento che poi è stato premiato, perché poi la palla sbatte addosso, ma lui va a cercare la palla lì, nel senso si muove prima, bravissimo, e complimenti a lui. Alla cacciamano, quello un gol l'avresti fatto, sì, anche tu. Sì. Quando ti sbatte palla addosso, tu dici sei più bello. Sbatte addosso e va dentro. Al 90esimo poi. Gorini cosa ti dice invece? Gorini è molto contento, sta bene, ha trovato il suo equilibrio. Guardando il video non so se ho sbagliato più, se il gol che ho sbagliato oggi è peggio del suo. Abbiamo sbagliato un gol pazzeschi per le qualità che abbiamo, per il piede che abbiamo, però Goro per me sa quanta stimo in lui, per me è uno dei centrocampisti più forti di questo girone, quindi sono veramente contento per lui che si sta sempre riconfermando. Ti sei fatto anche un assist, perché allora adesso andiamo al blasone, ci andiamo a vedere il 2-2 tra Foligno e Cascina, non bastano le reti di Ndiaye e Belli, allora vediamo come è maturato questo pari nel servizio di Graziano Baccarelli con riprese e montaggio di Giorgio Polli. Allora, fra poco andremo al blasone. Il Foligno che campionato? Nicola, lo sappiamo, io sono molto chiaro, nel senso sicuramente sarà un campionato molto difficile per noi e per tante Umbre, perché quest'anno è un campionato molto equilibrato e si fa fatica a trovare delle squadre, tra virgolette. Cioè il Cascina è una squadra con cui lottarsi la salvezza, il Cascina che hai visto oggi? Sicuramente sì, ripeto, noi secondo me oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione nella prima parte della gara, grandissima prestazione, siamo stati veramente molto bravi a difendere e attaccare gli spazi e tutto quanto. Poi purtroppo nel momento migliore, dove tra virgolette una squadra che è in vantaggio dovrebbe saper gestire meglio, dove la squadra avversaria ha perso un pochino le misure ed è andata un pochino in confusione, hai cominciato ad attaccare la parte offensiva in maniera non ordinata, noi ci siamo messi alla pari con loro e abbiamo perso le misure e ce la siamo giocati alla pari e purtroppo gli episodi ci hanno condannato. Ma Peluso Cacciamano sarebbe una buona coppia? Penso di sì. Cioè però come giochereste insieme? Facile giocare con Maurizio. Come giochereste però? Riferimento chi lo fa? 2-2 è impossibile. 4-4-2, no? Ci interscambiamo. Punte. Senza riferimento, cioè, vero e proprio lì davanti. Fa tutto lui e io
mi tira addosso, mi sbatte dentro. Alessio, sì. Grande bomber caccia. Hai fatto gli stessi gol di lui, non so chi è riferito, chi è, Marco Raspa, che ci scrive. Questi sono quei giochi che facciamo nello spogliatoio, sì, che si aspetta qualcuno che risponde chi, e poi c'è la classica, che non si può dire Sì, Raspa è uno specialista di questi giochi. Domenica, non te la toglie nessuno, cacciamanino, complimenti amico mio, ti scrivono. Lettura corretta da Foligno, da parte di Maurizio Peluso, limiti tecnici e scelte discutibili. Sulle scelte naturalmente io non entro, nel senso che ci mancherebbe altro. Limiti tecnici, ma anche di lettura, la poca esperienza, ripeto, non sono scusanti. No, più che tu hai parlato infatti di poca esperienza. Bravissimo, non sono scusanti, purtroppo noi siamo una squadra giovane. Noi siamo una squadra che dobbiamo sempre essere concentrati al 100%, dare tutto quello che abbiamo, perché purtroppo siamo una squadra inesperta e quando sei inesperto l'errore ce l'hai in canna, quindi dobbiamo essere bravi a migliorarci durante la settimana, non dobbiamo fare drammi, perché le sconfitte ci possono stare, oggi abbiamo addirittura pareggiato, non è che abbiamo perso. E dobbiamo pensare solamente a lavorare e a migliorarci il prima possibile, comunque sia il campionato, adesso con le partite si cominciano a fare belle toste, domenica ci aspetta una trasferta a Gavorrano e poi andiamo ad Arezzo, quindi sono due trasferte. Due amichevoli, una dietro l'altra. Sicuramente la vittoria di oggi un pochino ci faceva respirare, però speriamo che questi due punti persi ci danno quella rabbia in più per andare a fare risultati a Gavorrano. Vediamoci questo gol che hai sbagliato, Foligno 2, Cascina 2. Amici sportivi, qui dal Blastone di Foligno al commento Graziano Baccarelli, alla ripresa Giorgio Poldi, si apre il sipario tra Foligno e Cascina. Monaco cambia modulo provato in settimana, 4-3-3 risponde il Cascina con il 4-3-1-2, casacca azzurra per il Foligno, rossa per il Cascina. Dirige la gara Gallo Raffaele di Castelmare di Stabia, il calcio d'inizio lo dà il Foligno. All'ottavo recupera la sfera Peluso, serve Canalicchio al volo, mette al centro, Lamini di testa mette alto. Al 16esimo si porta il vantaggio il Foligno, Oliva sul lato di destra, mette in aria, arriva Lamini che fulmina Biggeri. Foligno controlla bene la gara, dopo il vantaggio Cascina che non trova gli spazi giusti per impensierire Marolo. Al 41esimo sul calcio piazzato Peluso cerca l'angolo, sfera che termina di poco fuori. Al 41esimo occasione, gol per il Foligno, Peluso in aria, il suo di sinistro termina fuori di poco. Se arriva al 45esimo il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi sul risultato di Foligno 1, Cascina 0. Inizia la ripresa, nessuna novità di cambi, parte subito aggressivo il Cascina. Al secondo minuto Bartolini si mangia un gol fatto di testa mandando fuori sotto misura. Al quarto d'attoppio il Foligno che raccoglie un grosso di Settimi, Belli che di testa in sacca anticipando tutti. Al nonno al limite Marabese conclude di poco fuori sfiorando il palo. Al 15esimo Bartolini in aria tutto solo davanti a Marolo, spara alto. Al 18esimo il Cascina accorcia le distanze, Bisceglia svicola la palla, arriva Maranchi di testa, mette dentro. Al 21esimo Lamini vince il duello sparando addosso a Biggeri. Al 33esimo si invola in aria Fumaldi, Marolo a terra, calcio di rigore. Si presenta la battuta a Fatticcioni che insacca per 2-2. Ci sono da giocare a 5 minuti di recupero, non succede più nulla. Il direttore di gara decreta la fine del match sul risultato di 2-2. Foligno che non riesce a trovare la vittoria al Blasone. Il primo gol su un traversone abbastanza innocuo abbiamo fatto, vabbè, siamo andati male sulla palla, c'è stata una svirgolata e questo si è trovato la palla in testa e ha fatto gol. Fino allora non c'era nessun segnale che potevamo prendere i gol. Poi dopo il primo gol, dopo il gol loro, la squadra si è abbassata, è incominciata la paura
Non capisco il motivo, perché secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non abbiamo lasciato niente a loro, abbiamo avuto due o tre opportunità, poi abbiamo fatto subito il secondo gol all'inizio del secondo tempo. Dopo aver preso il gol abbiamo sofferto, abbiamo iniziato ad avere paura a giocare, quello che non si era fatto il primo tempo. Accusato il colpo, diciamo. Sì, abbiamo accusato troppo, però troppo, perché dovevamo gestire molto molto meglio e c'erano le possibilità per poterla gestire. Sì, diciamo che secondo me anche all'inizio del primo tempo non siamo partiti male. E a livello di palleggio facevamo meglio noi che loro, e poi diciamo che alla prima situazione sono andati in vantaggio su una giocata e un errore nostro, e ci siamo trovati sotto. Poi abbiamo rischiato di subire anche il 2-0 prima della fine del primo tempo con Peluso, e dall'1-0 alla fine del primo tempo oggettivamente non abbiamo fatto bene, o meglio abbiamo tenuto magari il pallone però senza essere mai concreti. Nel secondo tempo abbiamo preso il 2-0 all'inizio su, sì. E lì ci siamo svegliati anche grazie a cambi, che devo dire che due domeniche che i cambi mi cambiano effettivamente la partita e danno una grande mano alla squadra come deve essere. Anche Polsella, il tecnico del Cacinat, ha messo il dito nella piaga, no? Aspetta, da bomber a bomber è un gol sbagliato quello di Maurizio a fine primo tempo? Uno come Maurizio sicuramente fa gol 9 volte su 10, magari può aprire piatto, però non è clamorosissimo. Però che scusa avresti trovato subito tu? Il campo, campo. Guarda. Quindi era terreno in non perfette condizioni, Maurizio. La stessa scusa forse di Giacomo Gorini ieri, magari. Ci sta, insomma, via. Assolutamente, Monaco, un'analisi sulla falsariga, insomma, della tua. Siamo lì, avete due partite con l'Arezzo, per assurdo, quella diciamo la partita anche con l'Arezzo, eccetera, aveva lanciato alla grande, no? All'inizio, magari potrebbe essere la stessa storia. Arezzo fermato oggi, fra l'altro, dal Monte Spaccato. Ci eravamo abituati a vedere un Arezzo sul 2-0 sempre dopo 20 minuti, oggi invece è finita 0-0, una 0-0 che fa notizia. Prima però, come detto, c'è il Gavorrano di buon'ora, che oggi è tornato alla vittoria dopo la sconfitta di domenica scorsa. Torneremo a parlare di Serie D, lo faremo con le immagini del Cannara battuto 2-0 a Scandicci. Adesso però scendiamo in promozione, poi in eccellenza. Ci vedremo tutti i servizi, andiamo in promozione perché ci sono da celebrare quei 252 gol firmati domenica scorsa da Lorenzo Cacciamano, che oggi è rimasto a secco nonostante tutto. Il Tavernello ha battuto comunque 2-1 la Pietralunghese, conquistando la vetta solitaria del girone A di promozione. Allora ci vediamo tutto nel servizio di Alessio Anselmi, con riprese e montaggio di Mario Sacchetti. Jeans, la qualità dell'innovazione nei nostri prodotti ecosostenibili. iCure Total Look Uomo e Donna, il nuovo modo green di intendere la moda. Ci trovi a Trestina, località Banchetti, e San Giustino, località Dogana. Inizia in festa a Tavernelli Pietralunghese con la premiazione per i 250 gol ai dilettanti per Lorenzo Cacciamano e per il centenario festeggiato sabato e celebrato oggi con le divise in omaggio alla storia del club. Ma si festeggia anche per aver mantenuto la vetta a Tavernelli. Protagonisti della gara Graziani, che gli ritorna all'infortunio e riesce a decidere la gara nei primi 45 con un super gol, e Orlandi, che chiude definitivamente i giochi della ripresa. Inutile ai fini del risultato il gol allo scadere di Manuari. Ma passiamo alla cronaca. Quinto di gioco, e parte subito forte il Tavernelle con il solito Cacciamano, che dopo un'ottima giocata di Antolini prova a incrociare il destro, ma è pronto a ribattere Mischianti. Squadra disegnata da Benante con un 4-4-2 con Faritti fra i pali, Orlandi, Faimi, Paccio e Settinarello a comporre il reparto arretrato, Antolini, Gobbini, Arcioni e il nuovo arrivato Montanucci in mezzo al campo, Cacciamano, Graziani, tandem d'attacco.
Risponde presente la Pietralunghese al dodicesimo con una punizione insidiosissima di Fabbri. Pronto nella risposta Faritti che devia in corner. Squadra ospite schierata da Mister Tassi con un 3-5-2 con Mischianti in porta, Capanelli, Bagiacchi e Ceccarini in tre di difesa, Bani e Pellini sulle fasce, Nicoletti, Fabbri e Pellini in cabina di regia, Manuali e Bellucci davanti. Più pimpante però il Tavernelle che pochi minuti dopo sfiora un gran gol con Antolini che trova sempre preparato Mischianti che tiene ancora vivi i suoi. Era però solo il preludio al gol, 18esimo, e il Tavernelle si porta avanti con una rete incredibile di Graziani che in girata la mette dove Mischianti non può arrivare. Dopo il gol poche azioni degne di nota per entrambe le compagini. Passiamo quindi ai secondi 45 grazie alle riprese del montaggio di Mario Sacchetti. Prova a raddoppiare il vantaggio del Tavernelle con bomber cacciamano al 28esimo della ripresa, ma la sua conclusione, la posizione defilata, esce di poco sul fondo. 2-0 che arriva 5 minuti dopo con una grande azione dalla sinistra di Arcioni, che lui è il difensore con una finta e pesca al centro un solissimo Orlandi che si fa trovare pronto e insacca il pallone del raddoppio. Prova a rimetterla in gioco Manuali al 40esimo con un super gol di destro che si insacca alle spalle di un incolpevole Faritti. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio di Pannacci di Perugia. Il finale fra Tavernelle e Pietralunghese è di 2-1 per i padroni di casa che con il pareggio a Selci del Ventinella si trovano in vetta in solitaria. Luigi Benanti, oggi la squadra ha giocato molto bene, ha disputato una grande gara, l'ultimo ha rischiato un po' ma è stato sempre più o meno padrone del gioco. Abbiamo fatto credo un buon primo tempo, il secondo tempo forse non ci siamo espressi allo stesso livello ma avevamo davanti una signora squadra che ci ha dato filo da torcere fino alla fine e ha dei giocatori importanti, abbiamo purtroppo rischiato anche un po' ma devo riconoscere che appunto gli avversari sono comunque una squadra di qualità nonostante appunto qualche assenza va riconosciuto che hanno fatto una buona gara. Noi facciamo tutto con umiltà, spirito di sacrificio, domenica dopo domenica cerchiamo di fare sempre il meglio e andiamo avanti così pensando partita dopo partita. Mister, oggi la squadra al primo tempo forse è stata un po' schiacciata, al secondo tempo ha rischiato anche di riuscire ad agguantare il risultato, cosa è mancato forse per portare a casa almeno un punto oggi? Ma credo innanzitutto è mancato l'organico, avevamo addirittura 10 assenze e non è un numero casuale, comunque al di là di questo ci siamo presentati con tanti ragazzini, avevamo addirittura 5-6 sotto quota, il che la dice lunga, ovviamente avevamo un avversario importante davanti, se è primo in classifica un motivo c'è e comunque non abbiamo avuto paura nei confronti di questo avversario. Noi siamo andati in campo cercando di fare la nostra partita, ovviamente la prima parte della gara siamo stati un po' timorosi, però è anche comprensibile, no? Poi il secondo tempo credo che vorrei sottolineare il fatto che noi in gran parte abbiamo fatto la partita e dove credo che il Tavernelle ha più pensato a difendersi e soprattutto a perdere del tempo, perché questo lo voglio dire con chiarezza, ho visto una squadra in difficoltà loro sia nei ritmi e credo che anche se posso fare un piccolo appunto all'arbitro che ha condotto sicuramente una buona partita, però non è possibile, c'è stata grande perdita di tempo, non siamo mai riusciti a dare continuità alla partita e poi alla fine l'abbiamo riaperta con un gran gol di Manuali e ci abbiamo creduto fino alla fine. Credo che questi ragazzi avrebbero meritato di portare a casa qualcosa per l'impegno, per il sacrificio che hanno messo in campo, hanno dimostrato al di là delle assenze di essere una squadra che ha voglia, che non ha avuto paura di chi aveva davanti e perciò non posso assolutamente rimproverare niente. Quello che mi dispiace soprattutto è che anche oggi abbiamo un infortunio, mi auguro che non sia serio, da parte di Pedini Roberto e speriamo che possa rientrare in campo prima possibile. Facciamo il più grande in bocca al lupo per questo infortunio che abbiamo visto, fra l'altro Pedini in ospedale a Branca in questo momento, vi facciamo un grande in bocca al lupo. Senti, veniamo alla partita, siete una squadra che ha difficoltà nei ritmi, come ha detto Tassi? Non lo so, dichiarazioni sue per carità, noi stiamo facendo un buon campionato, abbiamo vinto 4 partite su 5, un pareggio, quindi tanto in difficoltà sui ritmi non saremo, però se lui ha visto questa partita va bene, comunque in difficoltà sul ritmo abbiamo vinto 2-1 in difficoltà. Da un puntero all'altro, perché insomma abbiamo visto 2 occasioni per Lorenzo Cacciamano, la prima ha tirato praticamente sui piedi di Mischianti, lì ancora non ti è riscaldato probabilmente. All'inizio. Gol sbagliato possiamo dirlo quello.
Vabbè, sbagliato, sì. Vedi la differenza? No, ecco, nel senso, potevo fare meglio. Potevo fare meglio, potevo fare meglio. Un po' defilato, potevo calciare in diagonale, sicuramente. Sul secondo, invece? Lì, secondo, va di sinistra, incrociava, giusto, giusta l'idea. Lì bisogna sperare che pia la porta. Sì, esatto. Beh, il contro, pensavo, avrebbe sottolineato il controllo, invece vedi, oramai. Lo metti un po' in soggezione, Maurizio, altrimenti avrebbe detto, beh, però gran controllo, no. Prima, ho portato avanti bene palla. Insomma, sta di fatto 252 gol in carriera, poi ne parleremo. Insomma, ritmi o non ritmi, il Tavernella è lì davanti, vi dovete guardare da per vincere il campionato? Allora, sicuramente ci sono squadre più attrezzate di noi che sono partite con l'obiettivo primario di vincere, tipo? Che sono Pierantonio, Ventinella, Ponte Vecchio, sono piazze importanti. Però anche il Tavernelli nell'anno del centenario. Il Tavernelli è una buona squadra, che sta facendo bene, ma non si può guardare la classifica dopo 5 giornate. Ne mancano 29, secondo me manca tanta tanta strada, però sicuramente rimanere lassù dà entusiasmo, ci si allena meglio in settimana, quindi sicuramente ci stiamo bene, ecco. Però ci sono squadre, ripeto, secondo me molto più attrezzate, e ci sono anche tante altre squadre forti come Montone, Marra, Pievese, che domenica affronteremo. Senti come fa il pompiere. Esperto, Maurizio. Esperto. Cioè, giustamente il profilo basso. Stasera gioca 5-4-1, senti come si copre bene proprio, non rischia nulla. Andiamo in eccellenza, state pronti, ora ne parliamo da esperti quali siete anche di questo campionato. Iniziamo dal Gubbiotti di Narni. La Narnese batte 2-0 il Gualdo Castalda, poi ci vedremo la capolista, il 3-0 dell'Orvietana sul Castel del Piano, il super derby del Buitoni, l'1-1 fra Sansepolcro e Lama. Adesso però andiamo a Narni, Narnese 2, Gualdo Casa Castalda 0, il servizio è di Giacomo Papini con riprese e montaggio di Fabio Lomoro. Fino a qualche tempo fa si pensava allo psicologo dello sport come colui che curava un disturbo o un problema legato alla performance. Adesso invece la missione della psicologia dello sport è quella di migliorare al massimo le potenzialità degli sportivi. Con il neurofeedback possiamo migliorare la capacità coordinativa in modo evidente. Osservando una sequenza motoria vengono attivati i cosiddetti neuroni specchio. La ripetizione motoria del gesto aumenta lo strato di mielina che appoggia gli assoni. L'esecuzione del gesto diventa così più rapida e precisa. Terza vittoria consecutiva per la Narnese, che batte al Moreno Gubbiotti di Narni il Gualdo Casa Castalda. Partita tutta in discesa per la formazione di Sabatini, che dopo essere andata in gol al 16° con Rocchi è stata con un uomo in più per l'espulsione diretta di Bormioli, brutto il fallo su Silveri, e poi da lì la partita è stata tutta in discesa. Una prestazione convincente per la formazione locale, che ha dimostrato di avere le cartelle regola per fare un ottimo campionato. Dall'altra parte il Gualdo Casa Castalda non è stato mai pericoloso dalle parti di Cunzi. Con le riprese di Fabio Lomore andiamo a vedere le azioni salienti di questa partita. Si parte proprio con il gol di Marca Narnese al 16°, lungo lancio di Grifoni per Rocchi, che batte Bazzucchi in uscita e fa 1-0. Al 20°, come detto precedentemente, il Gualdo rimane in 10. Brutto il fallo di Bormioli su Silveri. L'arbitro Possanzini estrae il rosso diretto e il giocatore della Narnese esce accompagnato dai compagni. Al 30° ancora Narnese pericolosa, tiro di Bagnato, para Bazzucchi. Al 32° arriva il raddoppio per la Narnese, il cross di Zar viene messo in rete da Cissoko, che svetta di testa più in alto del suo diretto marcatore. Al 41° Bagnato ci prova con la sua specialità, il tiro dalla distanza, palla fuori di poco. Al 49° ancora padrone di casa, Bazzucchi sbaglia il rinvio e favorisce Zar, che manda fuori. Nella ripresa al quarto ancora Narnese, lancio di Grifoni per Bagnato che tutto solo spara alto. Poi al 12° Rocchi serve Colangelo, para ancora Bazzucchi. Al 14° ci sono le proteste della Narnese per un fallo di mano su un tiro di Rocchi. L'arbitro lascia proseguire in questo caso, ma il direttore di gara al 18° fischia un calcio di rigore per un fallo di un difensore del Gualdo Casa Castalda su Rocchi. Dal dischetto Zar tira centralmente, ma Bazzucchi respinge di piede.
La Narnese continua a macinare il gioco e al 26esimo l'azione personale di Bagnato finisce sulla traversa. Alla mezz'ora ancora Narnese, Petrini ci prova con un tiro diagonale, para Bazzucchi. Al 37esimo l'ultima occasione per la Narnese, tiro di Colangelo, para Bazzucchi. Finisce così 2-0 per la Narnese, che festeggia la sua terza vittoria consecutiva. Gualdo invece poco pericoloso dalle parti di Cunzi. Dal Moreno di Cubbiotti di Narni è tutto. Marco Sabatini, allenatore della Narnese, 2-0 con il Gualdo Casacastalda, terza vittoria consecutiva, ma soprattutto una prestazione convincente, credo, oggi. Sì, una bella prestazione, diciamo che ci ha aiutato anche, loro sono rimasti in 10, quindi ci è restato a noi tutto più facile. Sappiamo di incontrare una squadra forte, allenata molto bene, perché fino adesso hanno fatto proprio un campionato superlativo. Avevo anche paura, ve lo dico sinceramente. Dopo, naturalmente, la partita abbiamo fatto gol, siamo cresciuti e loro sono rimasti in 10 e l'abbiamo portata a casa. Però le partite ne mancano quante? 28, 27, 25, manco per ricordo. Quindi diciamo che facciamo più punti possibili adesso e poi vediamo piano piano che andiamo avanti, perché anche oggi col Gualdo abbiamo tribolato il nostro. Quindi se pensiamo che è tutto facile, non abbiamo capito niente. Quindi sono 3 punti, li mettiamo lì e cerchiamo di recuperare più giocatori possibili, perché ogni settimana ne perdiamo 2-3. Quindi mi piacerebbe avere la rosa al completo. I ragazzi comunque sono comportati bene e complimenti al Gualdo. Siamo con il tecnico del Gualdo, Tomassoli. Allora, mister, un commento sulla partita. E al 20esimo siete rimasti in 10 e poi la partita è andata un po' in salita per voi. È andata in salita, sì, infatti condizionata da questo episodio, giusto anche che comunque quello che potevamo fare dopo era limitare un attimino i danni, quindi già era difficile in parità numerica contro una squadra forte come la Narnese, e quindi ci siamo un attimino chiusi, abbassati per cercare di non prendere imbarcate. Devo dire che la squadra comunque sia, sotto il punto di vista difensivo, ha retto, ha cercato di fare la sua prestazione, ha cercato di ripartire anche, ma era complicato. E niente, è andata così, oggi non importa, andiamo avanti, guardiamo avanti e pensiamo alla prossima partita. Allora, lezioni di matematica per Marco Sabatini. Vai Lorenzo. 34-7 fa? Simpaticissimo, è troppo il numero uno. 34-7 fa? Non mi avete risposto. 27 giornate mancano. Tecnico della Narnese, 27, 25, sì, 24, beh, insomma. Dopo la partita ci sta, dai. Beh, no. Come hai detto, Lorenzo, voleva dire che Marco mancano Sabatini ancora tanti, quindi. Cosa hai detto di Marco Sabatini a microfono spento? Numero uno, simpaticissimo, nelle interviste, quando perde, quando vince, è veramente obiettivo, schietto. È un piacere ascoltarlo. Orvietana 21, Narnese 15, dopo 7 giornate, due squadre che vogliono entrambe vincere il campionato. Chi la spunta, Maurizio? Ma per me ci sono, devi aggiungere Lama e Sansepolcro anche. E fra poco ci vedremo in servizio. Complimenti all'Orvietana, perché no, guardavo solo la classifica adesso, 21 e 15, dopo 7 giornate, le prime due sono Orvietana e Narnese. Vanno fatti i complimenti all'Orvietana, perché fare 7 vittorie di fila è tanta roba, però sono convinto che alla lunga Narnese, Sansepolcro e Lama potranno dire la loro, sarà un campionato molto bello. Allora vediamo com'è arrivata la vittoria dell'Orvietana, 3-0 sul Castel del Piano, nonostante l'espulsione di Fapperdù al 36esimo del primo tempo, partita che ci raccontano Marco Gobbino e Gabriele Pelliccia. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazione inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Non si ferma la corsa dell'Orvietana, che continua a collezionare solo vittorie e tiene la porta inviolata per la quarta giornata consecutiva. Il Castel del Piano, malgrado quasi un'ora in superiorità numerica, non è riuscito a riaprire una gara che di fatto, finché è stata 11 contro 11, non stava avendo storia. Pronti via, nemmeno un minuto e Bracaletti entra in area dal lato corto, impegna subito Tamburini.
La gara si sblocca già al settimo su calcio d'angolo di Greco, spizza la palla sotto porta Guinazzu e fa per due, si fa trovare pronto sul secondo palo per il tap-in vincente. Sfiora il raddoppio l'Orvietana al decimo quando Guazzaroni vince un rimpallo, va via sulla sinistra, serve Sciacca in area, ma la conclusione dell'idolo argentino finisce alta sopra la traverso. È un monologo quello dei biancorossi che continua dopo altri tre minuti. Keita ruba palla a Talarico, si invola da solo nei 16 metri, avrebbe anche un compagno sulla sua sinistra, ma prova lo stesso la conclusione che non c'entra i pali. Il raddoppio comunque arriva al 25esimo quando a conclusione dell'ennesima azione corale il pallone questa volta arriva a Proietti, servito da Keita, il numero 7 di casa, trova la traiettoria perfetta che finisce là dove Tamburini non può arrivare. E poi ad evitare la terza rete ci penserà pochi minuti dopo il neoportiere ospite che respinge in angolo il tentativo di Guazzaroni dal limite. Una partita senza storia fino a questo momento vede riaprirsi, spirargli per gli ospiti al 36esimo quando Paradisi approfitta di una disattenzione di fa per due che lo ferma fallosamente. È ultimo uomo e il difensore dell'Orvietana si merita il rosso. Ciccone fa scalare Proietti in difesa e passa al 4-4-1. Nulla di fatto sulla successiva punizione. Nel secondo tempo, subito dentro Di Patrizi per Keita, ma gli ospiti non riescono ad incidere. Al 15esimo Bracaletti lancia Greco che prova il pallonetto, la palla esce però di poco. Il Castel del Piano si vede solo alla mezz'ora da calcio piazzato, guadagnato e poi tirato da Paradisi con palla che finisce dalle parti della porta di Frolla, ma la difesa di casa riesce a sbrogliare. Ma è l'Orvietana che di fatto in 10 non ha mai sofferto, che riesce a chiudere i giochi a pochi minuti dal termine quando spezza l'ennesimo tentativo di imbastire un'azione degli ospiti. Bracaletti corre via e libera Guazzaroni sulla sua destra, il Vicaroni sulla sua destra, il diagonale del numero 20 supera di nuovo Tamburini. Nel finale a tenere la porta inviolata poi ci pensa Frola neutralizzando una conclusione di Paradisi che ci riprova anche sulla ribattuta, ma senza successo. Anche oggi arrivano sempre vittorie diverse l'una dall'altra. Anche oggi una vittoria in cui non si stava soffrendo, c'è stata quell'espulsione che sembrava dover rimettere un po' in discussione qualcosa, ma in realtà in discussione non c'è stato mai niente. Beh, non vorrei sprecare i complimenti per questi ragazzi perché oggi sinceramente anche se stavamo 2-0, insomma 60 minuti in 10 non è mai semplice, soprattutto con una squadra che comunque ha dimostrato di avere corsa anche domenica scorsa. Quindi che ti dico? Ti dico le solite cose, spero che vada avanti così per una vita, perché onestamente cioè, è difficile ricordare un livello anche di prestazioni importanti dal punto di vista mentale, perché anche oggi 5 cambi, tutti sono stati, adesso non voglio esagerare, però veramente splendidi, perché abbiamo subito il primo tiro credo al 91esimo, una gran parata di Frola, così abbiamo visto che bravo anche lui. E quindi insomma al di là delle battute avanti così, ma io tengo sempre a precisare, già penso a sabato, giochiamo in anticipo a San Sisto e dobbiamo cercare questo momento magico di farlo durare il più a lungo possibile, se possibile fino a maggio. È anche difficile fare domande perché siamo alla settima vittoria di fila, è chiaro che una squadra che ne vince 7 su 7 a questo punto l'asticella è alzata al massimo, anche perché se non l'alziamo noi ce l'alzano quegli altri, via. Ma noi l'asticella l'alziamo tutte le settimane durante gli allenamenti, una squadra che comunque non molla mai pur durante gli allenamenti, dei ragazzi splendidi, c'è solo da ringraziarli perché comunque si applicano tutte le settimane, tutti i giorni quello che gli chiedo fanno, quindi noi l'asticella l'alziamo tutte le domeniche noi. Poi dopo vediamo dove arriviamo, perché comunque il campionato è lungo, 7 su 7 non era facile, però ora l'abbiamo fatta, ce le godiamo e andiamo avanti. Stefano Cardinali, allenatore del Castel del Piano. Come domenica scorsa, primi minuti, subito un po' un impatto difficile con la partita. Domenica si era riusciti però a risollevarla, oggi malgrado la solita numerica non è andata come domenica scorsa. No, vabbè. Credo che sarebbe stato chiedere anche troppo, insomma, no? Sarebbe bene, nonostante un inizio gara dell'Orvietana che lo sapevamo che avrebbe spinto a mille con la qualità che c'ha, perché sappiamo bene, insomma, si è fatto 7 partite, le ha vinte tutte 7, penso che motivo ci sia e si è visto in campo. Dispiace perché dovevamo essere un pochino più attenti sugli episodi, sapevamo che dover soffrire.
per poi magari riuscire a essere più competitivi. Questo purtroppo non c'è riuscito, perché nel giro di breve abbiamo preso 2 gol e poi, nonostante la superiorità numerica, abbiamo cercato di giocare, perché la nostra è una squadra giovane che deve imparare anche a convivere con certe partite. Quindi se venivamo qua a buttare avanti palla e alla Sperandio non avremmo perso, sicuramente non ci sarebbe servito a nulla. Ci saranno parecchi anticipi sabato, perché mercoledì 13 ottobre si torna in campo, turno infrasettimanale sia per l'eccellenza che per la promozione. Vi è mai capitato in carriera di vincere le prime 7? A Pistoia era capitato, Maurizio? No, non avevo così, no. No, non mi sa io no, neanche a Pistoia, nonostante fossimo stati una colazzale, niente camera mai basse, ma mi sa io no. Bel cammino davvero per l'Orvietana, ti massacrano, bella felpa Lori, bella felpa Caccia, sei bellissimo con questa felpa, 3 messaggi uno dietro l'altro. Compagni di squadra sicuramente. Sì, compagni di squadra, ma non solo. Adesso andiamo al Buitoni perché finisce 1-1 il derby fra Sansepolcro e Lama, con il Sansepolcro che trova il pari al 91esimo. Vediamo come nel servizio di Alessio Romanelli. Da oggi il regno della dolcezza è anche a Perugia. Candy Lisa, caramelle gommose, marshmallow, lecca lecca, praline di cioccolato e ogni altro tipo di golosità. Tanti da regalo in un vasto assortimento self-service con possibilità di personalizzare la tua confezione. Ci trovi in pieno centro storico, in corso Vannucci 40. Candy Lisa, il posto giusto per tornare bambini o per sognare di diventare dei supereroi. Con un gol di Bracini al 92esimo, il Sansepolcro riacciuffa il Lama e conquista un pareggio isperato dopo aver giocato con l'uomo in meno a partire dal 40esimo del primo tempo per l'espulsione di Burzicotti. Un 1-1 amarissimo invece per gli ospiti, che dopo essere andati avanti con valori hanno sprecato tante, troppe occasioni per chiudere la partita. Il primo squillo del match lo suona il Sansepolcro con Bracini, che prova a sorprendere Migni, ma la sua conclusione finisce a lato. Dall'altra parte a provarci è Benedetti al minuto 28. Sul suo destro Ranieri risponde presente e si rifugia in corner. La partita si sblocca al 31esimo, quando su questo calcio di punizione Valori sorprende Ranieri sul palo di competenza e realizza il gol dell'ex, esultando la Cristiano Ronaldo sotto lo spicchio di stadio riservato ai tifosi del Lama. Per il Sansepolcro la situazione si complica ulteriormente al minuto 40, quando dopo questo fallo su Bartolucci, Burzicotti viene espulso dall'arbitro Andrea Reali di Foligno. I bianconeri protestano, ma si trovano costretti a giocare il resto della partita con l'uomo in meno. La formazione di Mezzanotti non si scoraggia e ad inizio ripresa sfiora il pareggio con questa bella conclusione di Bracini, alzata in corner da Migni. Dall'altra parte al minuto 52 è Volpi ad avere una ghiotta chance, ma il suo sinistro viene respinto da Ranieri. Bartolucci poi deposita la palla in rete, ma è tutto fermo per la posizione di fuorigioco del numero 9 ospite. 7 minuti più tardi, strappo sulla destra di Bartolucci, che serve a Valori, un assist al bacio, ma il numero 10 del Lama sbaglia il primo controllo e Ranieri riesce a salvarsi in qualche modo. Al 61esimo è ancora Bracini a provarci, questa volta su calcio di punizione, ma il suo destro finisce alto. Al minuto 80 il Lama sfiora per 2 volte il 2-0, prima con il destro di Valori che si stampa sulla traversa e poi con il tentativo di Bartolucci, che però non riesce a trovare le tapine vincente e la palla si perde sul fondo. Il Sansepolcro allora ci crede e al minuto 89 ci prova con Boriosi, il suo pallonetto supera Migni ma non Cappellacci, che sventa il pericolo. Al 92esimo, per questo intervento di Mancini ai danni di Boriosi, il signor Reali di Foligno assegna il calcio di rigore in favore del Sansepolcro. Dal dischetto va Bracini con Migni, che riesce a respingere la prima conclusione del numero 7 bianconero, ma nulla può sul secondo tentativo che va a bersaglio. Bracini firma quindi l'1-1 con il Buitoni, che festeggia un punto che ha quasi il sapore di una vittoria. Al primo vero tiro in porta hanno fatto gol al 31esimo, dove noi avevamo comunque cercato di creare qualcosa. Era una partita un po' in stallo, dove nessuno dei due prendeva il sopravvento, c'era un po' di tensione, forse troppa. Il secondo tempo siamo rimasti in 10 per l'espulsione, non so onestamente il perché tutti mi dicono che non ha detto niente. Io onestamente a Lorenzo gli credo, perché Lorenzo è uno talmente pulito che... Però questo è successo. Ho chiesto ai ragazzi nello spogliatoio di mettere il cuore oltre l'ostacolo. Ci siamo rimessi in campo, abbiamo cambiato l'assetto, non abbiamo smesso di attaccare perché non era quello che volevamo. Non siamo una squadra che vuole attendere,
e abbiamo ottenuto il pareggio. Ho visto 3-4 parate del portiere, ho visto dei tiri, ho visto calcio d'angolo, ho visto una squadra che fino alla fine ha rischiato qualcosa in qualche contropiede. Certo, trovavamo contro una squadra forte che aveva cambi importanti e che onestamente sta andando anche abbastanza bene, però credo che il pareggio sia più che giusto e sia strameritato, e faccio i complimenti ai miei ragazzi perché oggi hanno dimostrato che noi possiamo anche sbagliare, perché succede di sbagliare, come abbiamo perso domenica, però di sicuro il cuore ce lo mettiamo, e questo ci tengo a dirlo, e loro ce lo mettono tanto. Ecco, sì, ha ritrovato il gol su rigore, ho visto una parata eccezionale su Braccini, sì. La palla che vicino all'aria c'è stata diverse volte, che non siamo arrivati per un soffio, Boriosi prima del gol, penso Giovannini due volte al primo tempo. Di sicuro su questo aspetto dobbiamo migliorare, perché comunque i dati dicono che sono ancora bassi, però è anche vero che a livello difensivo noi abbiamo preso 3 gol, di cui una punizione, un rigore e un'autorete, quindi il rovescio della medaglia va visto in due modi, vuol dire che anche gli attaccanti fanno una fase difensiva. Di sicuro questo è un punto dove dobbiamo lavorare e ci lavoreremo, ma a me piace rimarcare il piglio di questa squadra che ha voluto a tutti i costi portare a casa anche un punto che può sembrare poco, però in questi momenti è questo che fa la differenza, no? E loro l'hanno fatta con il cuore. Il calcio ha delle leggi non scritte, tanto è inutile che ci giriamo intorno, è la quarta volta che ci succede sta cosa, le altre volte non ci abbiamo lasciato le penne, oggi ce le abbiamo lasciate perché abbiamo dilapidato, credo, 4 occasioni nitide per poter chiudere la partita. Quindi evidentemente questa squadra c'ha delle lacune, forse a livello, non so, mentale, per poter andare a spiccare il volo in alto, perché queste partite non si possono non vincere, è impossibile. Poi se consideriamo che era un derby, che quindi avremmo regalato una grossa soddisfazione ai nostri tifosi, amaro in bocca ovviamente raddoppio. Ecco. Anche se non siamo riusciti, secondo me, a interpretare bene la superiorità numerica, perché dovevamo fare meglio la gestione del gioco, però alla fine ci siamo creati quelle 3-4 occasioni importanti per poterla chiudere, senza credo aver concesso niente quasi al Sansepolcro come occasioni da gol. Poi loro gli vanno fatti i meriti perché ci hanno creduto, hanno raddoppiato le forze, quindi merita anche al Sansepolcro, però le lacune che oggi ha dimostrato il Lama sono secondo me clamorose. Ovviamente io sono allenatore, sono lacune anche mie, perché non è che attribuisco solo le colpe ai giocatori, solamente che credo è un mese che mi sgola, ragazzi, guardate che prima o poi, ragazzi, guardate che le partite vanno chiuse, e la quarta volta ci abbiamo battuti i denti. Io questa settimana ho condotto 2 sedute di allenamento su 4 su questa situazione qua, cioè per cercare di migliorare questo aspetto qua, e purtroppo più che lavorarci durante la settimana non possiamo fare, quindi evidentemente non so, è una questione probabilmente mentale, però se si dice di voler arrivare in alto e poi non si vincono queste partite, in alto non ci si arriva. Beh, insomma, guardando le immagini, con la mano in bocca per il Lama ci sta. Io però voglio un commento, Maurizio, sull'esultanza di Riccardo Valore, tuo compagno di squadra lo scorso anno al Tiferno, alla CR7. Gli ho mandato subito un messaggio perché sono preoccupato per le sue condizioni, ho visto che il ginocchio gli è ceduto. È stampellato probabilmente. Adesso aspettiamo cosa mi risponde. Dopo quell'esultanza, traverse, eccetera, c'è Lorenzo Cacciamano, fai finta di essere Migni, pari un rigore in un derby al 91esimo e lo stesso attaccante che ha battuto il rigore segna. Una beffa, penso che sarà arrabbiato quantomeno. Hai detto Sansepolcro e Lama meno 10, Sansepolcro a meno 12 dall'Orvietana dopo 7 giornate, conta il distacco oppure no, ancora presto? No, il distacco conta, che discorsi sono, però le partite sono tante, mancano 27 partite, quindi hanno tutte le qualità e la possibilità per poter raggiungere e far bene. Quante partite mancano? Dillo a Marco Sabatini che ti sta ascoltando. 27 numero da cerchiare, da giocare anche all'otto. Finisce 0-0 invece tra Massa Martana e Dellera. Guardando la classifica, guardando il mercato, Massa Martana e Dellera potrebbero dire la loro nelle zone alte, Lorenzo? Beh, sicuramente Dellera ha una rosa importante per la categoria, credo che
era anche partita per fare bene a tutte, a 27 partite, come dicevamo, per riprendersi, per rifarsi, perché ha giocatori di categoria. Però 14 punti dall'Orvietana. Categoria superiore, i punti sono tanti, comunque sono, anche se sono 7 partite, 14 punti sono tanti, però può sicuramente rientrare per i primi posti. Allunga la striscia utile il Massa, che è lì a quota 13, al quarto posto LR0 Massa Martana 0, il servizio di Giuseppe Cecconi con le riprese di Enzo Virgili. Spesso i cittadini di Arezzo possono trovarsi di fronte alla richiesta di un pagamento superiore a quello dovuto. Durante la nostra lunga storia abbiamo aiutato migliaia di cittadini e di imprese a risolvere i loro problemi. Contatta Ufficio Emergenza Debiti e richiedi una consulenza gratuita. Chiama ora il numero verde gratuito. Buongiorno, sono Michele di Ufficio Emergenza Debiti. Porteremo avanti la trattativa cercando di farle avere l'accordo migliore. Mi ha ridato il sorriso. Non si preoccupi e lasci fare a noi. 800 48 20 60. Scopri quello che possiamo fare per te. Nella settima giornata di eccellenza al Comunale Massetano arriva l'Ellera di Zoran Luzzi dopo la sconfitta in casa del Bastia. Per la compagine perugina alcuni passi falsi d'inizio campionato l'hanno rilegata nella zona bassa della classifica, dopo che in estate era stata nominata come una delle probabili per la volata finale. Dal canto suo il Massa Martana è reduce da 4 vittorie consecutive, scende tra le mura amiche con il morale a 1000, ma conscio che non sarà una passeggiata di salute. E così sarà. Ne esce fuori alla fine un pari a reti inviolate dopo 2 gol annullati e un rigore sbagliato dal Massa Martana. Arbitra l'incontro Mammoli della sezione di Perugia. Squadre accorte in ogni reparto hanno confezionato nei primi 45 minuti davvero poco in chiave d'attacco. Ritmo abbastanza veloce da entrambe le formazioni, ma abbastanza sterili negli ultimi 16 metri. La cronaca del primo tempo riporta soltanto 2 tiri in porta con 2 gol, uno per parte, ma entrambi a salve. Ve li mostriamo nelle immagini. Alla 27esimo l'Ellera passa in vantaggio con un colpo di testa di Passeri sulla punizione battuta da Lanzi, ma l'arbitro annulla su segnalazione del primo assistente per fuorigioco del numero 9 biancoceleste. Il Massa Martana non è da meno e al 29esimo il gol di Gesuele viene annullato per posizione irregolare della punta rossoblù. Questo è tutto quello che dobbiamo segnalarvi e con le 2 squadre che vanno a riposo su uno scialbo 0-0. Arriviamo nella seconda frazione di gioco quando l'Ellera alla 51esimo si fa vedere con Bura che da sottomisura non indovina lo specchio della porta mettendo la palla sul fondo. Un Ellera più volitivo nella ripresa che mette il Massa Martana nella propria metà campo anche se la formazione di Proietti è ben attenta a coprire gli spazi. È proprio il Massa a farsi vedere al 70esimo. Lo scambio Alessandro Angeli con Mignone, il quale prova il tiro da 20 metri ma trova pronta la risposta di Battistelli. Al 72esimo si potrebbe sbloccare il risultato in favore dei padroni di casa. Ubaldi stende in area Manni e per il direttore di gara è tiro dagli 11 metri. Dal dischetto va lo stesso Manni, ma Battistelli si allunga e salva la propria porta. Bisogna aspettare il minuto 89 quando l'Ellera protesta per un atterramento di Zanchi in area massetana, chiedendo a gran voce il calcio di rigore. Ma non è dello stesso parere il direttore di gara. È l'ultima immagine di una gara che si chiude a reti inviolate, un pareggio che può andare bene ai padroni di casa e sicuramente un po' meno all'Ellera. No, dispiace per il rigore fallito, tra l'altro frutto di un secondo tempo secondo me importante fatto dai ragazzi, però che dire, 13 punti le ultime 5 giornate, i ragazzi stanno facendo cose incredibili. Ci dobbiamo ricordare da dove siamo partiti noi, una squadra che a giugno forse nemmeno si doveva iscrivere, quindi stanno facendo cose incredibili. Il campo non è che permetteva di giocare benissimo entrambe le squadre, nel senso che loro forse sono più abituati a fare un certo tipo di calcio che fosse più fisico rispetto al nostro, questo abbiamo trovato difficoltà. Poi c'è stato un calcio di rigore giusto per il Massa Martana, è stato bravissimo Battistelli a pararlo, ce n'era uno nettissimo per noi che l'arbitro non l'ha concesso, perché poi bisogna dire anche con la stessa obiettività questo. Sapevamo che era una partita fisica, giocata sulle seconde palle, su singoli episodi, mi aspettavo questo tipo di partita. Per me la squadra è stata concentrata per 90 minuti, forse abbiamo sbagliato un solo episodio, quello del rigore su Manni, che dovevamo essere più attenti, per il resto sono soddisfatto. Un Massa che sta facendo grandi cose, dice Proietti, insomma ne ha ben d'onda, abbiamo visto anche il rigore parato da Battistelli, portieri che nel corso di queste prime domeniche stanno parando tantissimi rigori, si stanno sbagliando diverse conclusioni dagli 11 metri.
qui abbiamo mi è andata bene a me. Qui abbiamo due specialisti, non diciamo. Io ne ho sbagliati già due. Ma... Ad Arezzo mi è andata bene. Mani sopra il tavolo per entrambi. Cosa ti ha risposto Riccardo Valori nell'audio che gli hai mandato? Che è andata bene perché ha rischiato di rompersi tutto il ginocchio. Perché ha scivolato proprio in quel momento. Oggi è andata bene, sai anche a chi? Ex compagno di reparto. Comincia a star bene e si vede perché oggi ha firmato una doppietta nel 3-0 del Branca in casa della Nestor, doppietta firmata Emanuele Francioni. Giocatore forte, veramente molto molto forte, e poi un ragazzo straordinario, sono veramente contento per lui. Ha avuto anche tanti problemi fisici, probabilmente gli hanno anche un pochino condizionato magari anche la carriera, magari voleva fare la Serie D tranquillamente. Nestor 0, sesta sconfitta nelle prime 7 per la formazione di Andrea Montecucco, fanalino di coda del campionato in questo momento. Branca 3, doppietta di Francioni, gol di Bettelli. La gara ce la racconta Alvaro Angeleri con riprese e montaggio di Roberto Forasievi. Tra i misteri del bosco, la terra custodisce un tesoro. Giuliano e il suo cane Lola ne conoscono il segreto. Il suo profumo è emozione e magia. Quando pensi a un tartufo, Giuliano Tartufi. In un bel pomeriggio di sole, il Branca sbanca il Checcarini con un 3-0 che non ammette troppe repliche. Eppure non era cominciata bene perché dopo due minuti si fa male Biagiotti, un problema alla spalla, e al suo posto entra Sannipoli. La partita non decolla, solo al 20° però Francioni riceve palla in aria con un tocco preciso, realizza sbloccando il risultato. Adesso può pareggiare 5 minuti dopo, ma Fastellini trova un grande lapone. Spazio a dirgli di no. Primo tempo tutto qui e si comincia con la ripresa a favore degli azzurri, oggi in maglia rossa. Per una 20ina di minuti occupano la metà campo avversaria, ma non riescono mai ad impensierire il portiere avversario. Addirittura al 12° è Bettella che prova contro Marianeschi e il portiere del Nestor risponde di no. Il gol però della sicurezza arriva al 26°, lancio in profondità, Bettelli si invola, è arrivato nei pressi della porta, trafigge Marianeschi, 2-0 dunque, Nestor ormai in ginocchio, non c'è più tanto da fare. Al 42°, Francioni ancora servito in area, batte Marianeschi per la terza volta, dunque il Branca vince al Checcarini 3-0, per la Nestor è la sesta sconfitta su 7 gare e dunque qualcosa dovranno pur fare. I ragazzi hanno fatto una partita splendida sotto tutti gli aspetti, sapevamo che era un impegno difficile perché andavamo a affrontare una squadra che comunque aveva bisogno di muovere classifica e di fare risultato. Abbiamo concesso poco e nulla, tranne nel palo colpito a Fastellini nella prima parte di gara, però credo un risultato alla fine meritatissimo. Dedichiamo la vittoria a Roberto Francioni, che purtroppo domenica scorsa contro il Sansepolcro ha avuto un brutto infortunio che probabilmente lo terrà a lungo fuori dai campi. Sono tante le cose che non vanno. Sì, abbiamo fatto anche benino, però poi perdi 3-0, ripeto, è tutto riduttivo, no? Io, per come la vedo io, onestamente stiamo dimostrando in questo momento di far fatica sotto tanti punti di vista, come atteggiamento, come temperamento, facciamo acqua sotto tanti punti di vista, e credo che sia arrivato il momento, no, anche da parte mia, di fare le considerazioni. È anche giusto in qualche modo, no, che uno alla fine tiri delle somme. Le cose stanno andando, credo, fin troppo male, perciò adesso parlerò un attimo col presidente, con lo staff, per capire il da farsi, però ripeto, ci tengo a questa società e è bene che si faccia di tutto per provare a salvare la categoria, e la strada sicuramente, per quanto le stiamo provando tutte, non è sicuramente questa. I risultati dicono questo. Assunzione di responsabilità da parte di Andrea Montecucco, la società però comunque è con il tecnico, considerando anche davvero le tantissime assenze. Domenica scorsa era con noi Gabriele Goretti, intervento al menisco per lui, sono mancati tanti giocatori importanti, è chiaro la classifica piange perché 3 punti dopo solo 7 giornate. Ma che gol ha fatto invece Emanuele Francioni, a Maurizio? Ma io sono abituato, lo vedevo in allenamento, Emanuele, poi se sbaglio con noi rischio di fare un euro gol in Foligno Lama, che prese l'incrocio dei pali, esatto, una rovesciata straordinaria dal limite a Lama, fra l'altro segnò il gol decisivo di partita difficilissima per voi
di testa. No, Nicola è un giocatore tecnicamente e tatticamente molto molto intelligente, veramente un giocatore forte, al di là dell'amicizia, ma sono onesto a dirlo, anche proprio un bel giocatore. È partito anche l'applauso di Lorenzo Cacciamano mentre scorrevano le immagini. Ti è piaciuto quel destro? Super gol, bellissimo. Gran destro da parte di Emanuele Francioni. Lorenzo, sei più bianco della felpa, fatti una lampada, ti scrivono. Sono le luci, il colore... In genere è il contrario, in genere le luci però tendono sempre a rendere un pochino più scuri, quindi ora vediamo. Salutami Maurizio Peluso, detto Checco, giocatore straordinario. Checco, lui sa perché. Firmato Riccardo Valori, la vendetta di Riccardo Valori. È vivo allora. Sta bene. Sì, perché... Scrive anche messaggi ironici. Quindi avevamo al Tifano l'anno scorso, c'avevamo Enrico Biccheri, che era il nostro preparatore personale, quindi era nato nello spogliatoio questa cosa di Checco Totti e lui Antonio Cassano, perché gli piacevano le partite fitte. Ah, quindi tu Totti e lui Cassano. E lui Cassano, sì. Okay, eravamo una bella coppia, diciamo. È andata peggio a Riccardo, però insomma, nel paragone. Il Bastia conquista una vittoria importantissima, fondamentale, gol di Castelletti che permette all'11 di Capolari di salire a quota 11 in classifica, portare a casa il derby a una sconfitta pesante, molto in casa angelana. Domani in programma un vertice societario con Butto, che in questo caso invece potrebbe rischiare la panchina. Saranno ore decisive in casa angelana con la formazione giallorossa penultima con 4 punti dopo 7 partite. Intanto andiamo a vedere come è maturata questa vittoria del Bastia nel servizio di Fabio Massoli. Bastia Angelana non può essere mai una partita qualsiasi, nemmeno in questa domenica all'inizio ottobre, dove la classicissima del calcio umbro vede le due squadre a caccia di una chiara identità e di punti in grado di dare una svolta alla loro stagione. I padroni di casa, ancora a caccia del primo successo interno stagionale, sono reduci dalla vittoria per 3-1 in casa dell'Ellera e navigano nelle acque tranquille di metà classifica. Situazione più complicata invece quella degli ospiti, penultimi con 4 punti, reduci dalla sconfitta interna contro la capolista orvietana e con la necessità di conquistare i primi 3 punti lontani dalle mura amiche. Arbitro dell'incontro è Giuseppe Ciorba di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Suriani e Mariani. La cronaca. Squadre bloccate e partita equilibrata senza grossi sussulti nei primi minuti di gioco. Al 14esimo ci prova l'Angelana. Su Bicini deve di testa il corner di Campagnacci. Conclusione però centrale facile per il portiere di Casalunni. Minuto 19, locali in avanti con Omonria, che tutto solo contro Cosimetti prima si fa ipnotizzare dal portiere angelano e poi sull'immediata respinta trova il palo. Clamorosa occasione per il Bastia. Con le riprese e il montaggio di Luca Ficola passiamo così alle immagini del secondo tempo. Passa un giro di lancette e i padroni di casa ci provano su calcio da fermo con Raccichini. Conclusione centrale ma comunque potente, Cosimetti non si fida ed i pugni mette in angolo. Minuto 10, ancora Raccichini da punizione, questa volta centrale. Tentativo angolato ma lento che trova di nuovo Cosimetti reattivo. Sul proseguo dell'azione però la mano galeotta di De Santis fa esplodere spalti e panchine del Bastia che reclamano il calcio di rigore. Tutto regolare invece per il direttore di gara che lascia così proseguire. Padrone di casa decisamente più pimpante rispetto agli ospiti, sospinti da Mennini, Rosignoli e Omonria. Gli sforzi degli uomini di Caporali vengono infatti ripagati al 18esimo. Lo stesso Omonria si invola a grandi falcate in contropiede, scambio sul filo del fuorigioco con Castelletti che a tu per tu con Cosimetti resta freddo e col piatto destro mette in rete. Bastia 1, Angelana 0. Gli uomini di Butto provano a rimettere le cose a posto con grande senso di abnegazione e con forze fresche della panchina, ma i padroni di casa tengono senza rischiare grossi pericoli e mettendo così in cascina derby, 3 punti e prima vittoria stagionale al degli esposti. Dopo 5 minuti di recupero e fischio finale, Bastia batte Angelana 1-0.
Sì, diciamo che la squadra si è comportata bene, è stata molto accorta, ha rischiato praticamente niente. E nell'arco dei 90 minuti penso che abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo avuto una buonissima occasione nel primo tempo, una doppia occasione diciamo che non abbiamo sfruttato, e poi nel secondo tempo ci siamo buttati un po' più in avanti, siamo riusciti a prendere un po' coraggio, quindi abbiamo creato quel qualcosa in più anche in ripartenza che ci serviva per provare a segnare, abbiamo trovato il gol, abbiamo fatto una bella azione di gioco, insomma, ecco, una trama veloce, siamo ripartiti. E niente, penso che l'1-0 è meritato per i miei ragazzi, perché ha messo tanto oggi dal punto di vista del sacrificio, dell'impegno e della volontà, quindi diciamo che stiamo migliorando, piano piano stiamo migliorando, abbiamo recuperato quasi tutti gli effettivi, quindi abbiamo un bel mix di ragazzi e adesso insomma, proveremo a divertirci sempre di più, nel senso che dobbiamo stare con i piedi per terra, ogni partita è difficilissima, però questi risultati ci danno coraggio, ci fanno morale, quindi lavoriamo un pochino più sereni rispetto alla prima settimana che era stata comunque un po' difficile dal punto di vista dei risultati, ecco. Ma adesso diciamo a caldo è inutile fare ragionamenti, bisogna un attimo riflettere, domani a mente fredda faremo le nostre valutazioni, sicuramente ci saranno delle decisioni importanti, anche perché la squadra comunque dopo 7 partite ha perso 5 volte, una squadra no, come la nostra, a parte gli infortuni, ma non può assolutamente perdere 5 partite, quindi sicuramente ci saranno delle decisioni importanti e la società comunque è legittimata a fare delle scelte, perché la società ci mette sempre tutto, mette a disposizione tutto, è puntuale su quello che sono i suoi impegni e di conseguenza vuole anche rispetto e vuole anche impegno da parte dei ragazzi che sinceramente, a parte l'attenuante degli infortuni, fino adesso non siamo veramente soddisfatti di questi ragazzi. Il messaggio che arriva dal presidente Leonardo Santarelli in casa Angelana, direi che è laconico. Le prossime ore, come detto, saranno decisive. Un saluto, bomber Maurizio Pelusa da Gianluca Mondina, ti scrive. Ci scrive anche Gianluca Gambini, invece, di S della Narnese, che sottolinea come Marco Sabatini fosse più bravo in matematica, ma col passare delle settimane, in italiano, pardon, ma col passare delle settimane migliorerà anche in matematica. Un saluto ai grandissimi bomber in studio. Ringrazio il direttore. Grandissimi bomber, non so a chi si riferisca, però insomma, detto questo, andiamo a vedere la vittoria del Ponte Valle Ceppi, una vittoria molto importante per la formazione di Andrea Lisarelli, che ha ingranato decisamente la marcia giusta, un 2-0 a San Giacomo, ce lo racconta Sandro Della Vedova con riprese e montaggio di Roberto Casolari. Vittoria in esterno del Ponte Valle Ceppi, che al comunale Marco Capitini supera la Ducato Spoleto per 2-0. Ha diretto la gara il signor Fanelli di Perugia, affiancato dai signori Stocchi di Foligno e Caravella di Perugia. Si inizia con le due squadre molto attente, con marcature strette e personalizzate. Per registrare un'azione degna di nota bisogna attendere il 23° minuto, con gli ospiti in avanti, lancio di De Julis per buona volontà che viene stoppato al momento del tiro dall'uscita tempestiva di Lillà. La risposta della Ducato Spoleto al minuto 29, angolo di Di Nicola, con palla nel mucchio, Sabatino prova con una rovesciata che sfiora l'incrocio dei pali. Sulla fronte opposta alla 40° Minelli per Dragoni, la cui conclusione è parata in angolo da Lillacci, e poco dopo sul ribaltamento è Brevi che da sotto misura impegna Biscarini e senza recupero termina la prima parte. Grazie al contributo delle immagini filmate e montate da Roberto Casolari, passiamo alle fasi salienti della seconda frazione e si inizia solo dopo pochi secondi con un'azione dubbia in area ospite di Nicola per Toppo, che viene trattenuto in area ma per il direttore di gara ben appostato concede solo l'angolo.
Ponte Valleceppi pericoloso al minuto 12 con una punizione di De Julis con palla che sfiora la traversa. È il preludio alla gol che giunge un minuto dopo con Procacci che con un tiro ad incrociare supera Lillacci. Ducato Spoleto 0, Ponte Valleceppi 1. Al ventesimo Ducato Spoleto sfortunato sfiora il pari, angolo di Di Nicola, lo stacco aereo di Cacciotti con palla che si stampa sulla traversa. 27esimo minuto, il Ponte Valleceppi raddoppia e Dilma che pennella al centro per Urbanelli che di testa mette dentro. Ducato Spoleto 0, Ponte Valleceppi 2. Ducato Spoleto che al 33esimo prova a riaprire la partita. Pazzogni al centro per Di Nicola che viene anticipato dall'uscita di Biscarini. Al secondo minuto di recupero, ottima uscita di Lillacci che con i piedi salva su Urbanelli, lanciato a rete. Poco dopo Dolcini da sottomisura sbaglia la terza rete. Su questa azione termina la gara. Io penso che per un'ora abbiamo fatto la miglior partita dell'anno, non concedendo nulla, li abbiamo chiusi molto bene e abbiamo avuto almeno una decina di situazioni, non di occasioni gol, di situazioni dove l'ultimo passaggio o l'ultima scelta poteva essere migliore. C'è stato l'episodio del primo minuto col giocatore lanciato a rete dall'avversario che hanno fischiato fuori gioco, c'è stata la traversa. Per un'ora io sono soddisfattissimo, poi il gol loro è venuto sul rimpallo in ingresso di Procacci che è, diciamo, un giocatore di qualità che fa spesso questa tipologia di gol, l'avevamo preparata anche per coprire questi inserimenti ma viene da un rimpallo. Purtroppo ancora la squadra una volta subito il gol ne risente e non siamo capaci di rialzare subito la testa. Un Ponte Valleceppi che sta meglio dopo una partenza difficile nelle quali abbiamo pagato lo scotto di tante situazioni di infortunio anche e abbiamo giocato contro squadre effettivamente anche molto forti, con rose molto ampie. Devo dire che abbiamo ritrovato una settimana importante la scorsa con 7 punti e adesso questa vittoria ci dà un'iniezione di fiducia importante per lavorare bene durante la settimana. Siamo stati molto ordinati il primo tempo, abbiamo rischiato pochissimo. E poi sono partite queste che l'episodio poi lo determina. Siamo andati avanti e a quel punto siamo stati bravi a interpretare bene la gara. Ponte Valleceppi che ha ingranato la marcia giusta, mentre scorrono le immagini si fanno selfie come a scuola Maurizio Peluso e Lorenzo Cacciamano, poi li mettiamo dietro la lavagna. Adesso ci andiamo a vedere l'1-1 fra Olimpia Tirus e Castiglione del Lago, tante assenze per il Castiglione del Lago che va in vantaggio, poi si fa riprendere dall'Olimpia Tirus, vediamo come nel servizio di Michele Fratto. Agonismo quello maturato a Laureti tra l'Olimpia Tirus e il Castiglione del Lago. A Bianconi ha risposto Giubilei nella prima frazione e il pareggio per numero di occasioni è sembrato il risultato più giusto al termine dei 90 minuti. Primo tempo disputato da entrambe le squadre a ritmi alti, con Braccalenti e Tramontano a prendere le misure ai portieri avversari. Alla fine, prima dei 2 gol, sono proprio loro a concludere dalle parti di 40 e Rossi. Dopo 20 minuti di studio, dove Carelli è costretto al primo cambio Palmese Ceccarelli per infortunio, a rompere gli indugi è l'Olimpia. Azione corale sulla sinistra, Tramontano si presenta in area ma di potenza non inquadra la porta. La risposta del Castiglione del Lago è tutta nei piedi di Braccalenti, con la palla che anche in questo caso termina alta. Ancora loro, ancora le 2 punte a rendersi pericolose. Tramontano in area e Braccalone da punizione mettono però al lato di poco. Proprio il neoentrato Ceccarelli scadda un po' gli scarpini. Contrasto vinto con lo russo e tiro che anche in questo caso finisce debole al lato. Poi ecco arrivare gli ultimi minuti concitati di prima frazione. L'assistente di Papagno con un'indecisione dà la rimessa laterale al Castiglione del Lago. Gli ospiti costruiscono e Patrignani serve un assist al bacio per Bianconi. Piattone dell'attaccante sotto la traversa e primo vantaggio ospite. La risposta dell'Olimpia però non si fa attendere e proprio all'ultimo secondo ecco arrivare il pareggio.
calcio d'angolo, mischia furibonda, risolta dal Giubilei con un tocco furbo. Si va così a riposo sull'1-1. Inizia la ripresa e Vicarelli manda dentro Pelliccia per Meoni. Il primo tiro però è quello di Agostini, che dal limite dell'area da calcio di punizione cerca l'incrocio dei pali, la palla termina alta. Dalla rimessa c'è un brivido per il Castiglione del Lago. Patrignani, rimettendo la palla in campo, colpisce Tramontano in pressione e la palla esce di pochissimo alle spalle di Rossi. Sugoni non ce la fa e quindi l'allenatore dell'Olimpiatirus è costretto a cambiarlo con Kubai per provare a mettere peso e centimetri nell'attacco dei padroni di casa. L'agonismo in campo si traduce in minuti spezzettati da continui falli. Minuti spezzettati terminati con Braccalenti che prova ancora a iscriversi nel tabellino del match, ma il suo tiro viene deviato. Sugoni inizia a protestare a più riprese per la conduzione di gare di Papagno e viene ammonito dal direttore di gara. Dopo qualche minuto di stasi, Leonardi scalda i guantoni di Rossi dal limite, il portiere però para sicuro, ma l'occasione per il vantaggio capita proprio al Castiglione del Lago, quando Miccio, con un tiro cross dalla destra, scavalca 40. L'estremo difensore dell'Olimpiadirus però è salvato dalla traversa. L'ultimo sussulto è prima per Cola e poi per Bianconi. Il terzino destro dell'Olimpiadirus, dopo una furbata di Agostini da calcio da fermo, viene lanciato in aria proprio dal numero 10, ma Rossi si salta spedendo la palla in corner. Proprio nei minuti di recupero, minuti comunque concitati, prima viene espulso dalla panchina il presidente dell'Olimpiadirus Sandro Corsi per proteste e poi Bianconi con una torsione di testa prova a regalare 3 punti ai suoi compagni, ma 40 para facile la conclusione dell'attaccante. Triplice fischio finale di Papagno, non il massimo nella conduzione della gara, e la partita termina con un pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in campo tra le due squadre. Buon punto per l'Olimpiadirus, tante assenze per il Castiglione del Lago che è lì comunque, e potrà provarci fino alla fine, Lorenzo? Sì, sicuramente. C'è una rosa attrezzata, una società importante, sicuramente svolgerà un ruolo da protagonista. Russo porta avanti il San Sisto, poi un'autorete di Stella regala all'Assisi Subasio un punto, finisce 1-1 al Boccacci, vediamo come nel servizio di Giacomo Cavarai. Fino a qualche tempo fa si pensava allo psicologo dello sport come colui che curava un disturbo o un problema legato alla performance. Adesso invece la missione della psicologia dello sport è quella di migliorare al massimo le potenzialità degli sportivi. Con il neurofeedback possiamo migliorare la capacità coordinativa in modo evidente. Osservando una sequenza motoria vengono attivati i cosiddetti neuroni specchio. La ripetizione motoria del gesto aumenta lo strato di mielina che appoggia gli assoni. L'esecuzione del gesto diventa così più rapida e precisa. Lo stadio Enzo Boccacci di Assisi, l'ex stadio degli Ulivi, ha ospitato la 7ª giornata dell'eccellenza regionale, che ha visto di fronte la Fortitudo Assisi Subasio di mister Scattini in rosso contro gli ospiti del San Sisto di mister Giacchetti in nero. Ha diretto la partita il signor Bartolucci, assistenti signori Fiorucci e Brizioli. Inizia la partita e dal 13° c'è la prima conclusione dei locali ad opera di Metelli, che finisce di poco al lato. Il gioco continua a svolgersi in prevalenza a centrocampo. Al 28° bello il tiro di Del Prete che Nardi blocca in presa aerea. Al 39° punizione per i locali che Menegat spedisce oltre la traversa. La partita continua ad essere giocata in prevalenza a centrocampo, con leggera prevalenza territoriale degli ospiti del San Sisto. La difesa dell'Assisi Subasio non concede opportunità. Il primo tempo termina sullo 0-0. Con le riprese di Massimiliano Tosti passiamo al secondo tempo, che vede dopo 3 minuti il San Sisto passare in vantaggio con Russo, che ribadisce in rete la traversa colpita da una bella conclusione di Salvucci. Al 25° Morosi ci prova dalla lunga distanza, De Marco mette in angolo l'insidiosa conclusione. Arriviamo al 30°, autogol di Stella su traversone di Rosati, quindi siamo sull'1-1. Al 34° il neo entrato Menichini con una bella conclusione sfiora il palo alla sinistra di Nardi.
Al 44esimo la difesa ospite sventa una pericolosa conclusione. 4 minuti di recupero al termine dei quali la partita tra la Fortitudo Assisi Subasio ed il San Sisto termina sull'1-1. Beh, primo tempo 0-0 dove loro hanno giocato meglio perché noi gli abbiamo lasciato parecchio campo. Non penso che loro hanno creato grandissime occasioni. Oggi l'avevamo impostata così cercando di aiutare un pochino più sulla nostra tre qua, sulla nostra metà campo per non lasciare spazio ai loro contropiedisti, no? Che sono fortissimi. E quindi però ecco, non abbiamo concesso niente. Partita strana, tenuta in pugno e controllata per 75 minuti, poi una volta subito l'autogol diciamo che poteva succedere tutto, abbiamo avuto l'occasione per segnare e per subirla. Torniamo in promozione adesso, ci andiamo a vedere la prima vittoria dell'Arna contro Montone, risultata anche a sorpresa, Montone che era passato in vantaggio. Vediamo allora come è maturato questo successo dell'Arna nel servizio di Andrea Penchini. Da oggi il regno della dolcezza è anche a Perugia. Candy Lisa, caramelle gommose, marshmallow, lecca lecca, praline di cioccolato e ogni altro tipo di golosità. Tanti da regalo in un vasto assortimento self-service con possibilità di personalizzare la tua confezione. Ci trovi in piano centro storico, in corso Vannucci 40. Candy Lisa, il posto giusto per tornare bambini o per sognare di diventare dei supereroi. Al comunale per Giorgio Ordiali, il Montone ospita l'Arna che dopo la 4 giornate è ultimo in classifica a 0 punti. Dirige gli incontri il signor Mancini di Foligno, assistenti Innocenzi di Foligno e De Santis di Città di Castello. Match che sembra subito in discesa per i padroni di casa che già al secondo minuto si portano in vantaggio. Percussione offensiva di Scarzelli che serve della Rina libero sulla sinistra, traiettoria perfetta e Morrone battuto con un bel tiro a giro da fuori area. Arna che dal canto suo non abbassa la testa ma risponde soltanto con tiri da fuori. All'ottavo minuto c'è da registrare un primo cambio per mister Orsini, entra Ciacci Riccardo per Boriosi che esce per infortunio. Al dodicesimo ancora Arna da calcio piazzato, Taffini tira centrale e Tassi fa solo a sfera in due tempi. Vantaggio iniziale che sembra anestetizzare la partita con i padroni di casa in controllo ma mai veramente pericolosi. Tutto cambia intorno alla mezz'ora di gioco però, sbandamento difensivo dell'Arna, Pomerani effettua uno sciagurato passaggio all'interno della propria area, palla che arriva sui piedi di Scarzelli che raggiunge il fondo e mette al centro per Berrettoni. Quest'ultimo spara alto da buonissima posizione. E questa la sveglia per l'Arna che trova allora la rete del pari al 32esimo con Pastorelli che pesca Barletta in aria, controllo e tira ad incrociare. Palla in fondo alla rete e danze riaperte. Prende coraggio la squadra ospite che due minuti dopo sigla anche il raddoppio ad opera di Alonso ma l'arbitro annulla per fuori gioco. Risponde allora il Montone al 36esimo, Berrettoni lavora bene sulla fascia destra e cross sul primo palo dove Scarzelli cerca la girata al volo che termina però sul fondo. Si alzano i ritmi con entrambe le formazioni in modalità offensiva ma è l'Arna a spingere sull'acceleratore. Buona uscita di Tassi su Ciacci al 37esimo ed un minuto più tardi ancora Ciacci a liberare Barletta sulla sinistra, tentativo di cross basso respinto dal difensore, palla che torna sui piedi del numero 9 nero arancio che con un nuovo diagonale batte per la seconda volta Tassi, siglando il vantaggio e la sua personale doppietta. Prima del riposo c'è da registrare il secondo cambio tra le file dell'Arna, ancora per infortunio. Esce Radicchi sostituito da Ciacci Alessandro. Nella seconda frazione di gioco il Montone si spinge alla ricerca del pari chiudendo praticamente l'Arna nella propria metà campo. Tanto volume di gioco ma poca concretezza in area avversaria. Si registra soltanto al 27esimo la bella imbeccata di Berrettoni per Cerpodaumo fermato da Morrone con un'uscita valanga. Padroni di casa che chiedono il penalty ma non è di questo avviso Mancini. L'Arna si fa rivedere dalle parti di Tassi solo al 40esimo. Cross dalla destra ed incornata di Eddari che finisce a lato. Le lancette corrono fino al 49esimo senza che null'altro accada. Il triplice fischio sancisce la vittoria dei primi 3 punti del campionato per l'Arna. Montone sconfitto e con la testa già domenica prossima in casa del Ventinella. Partita sì, iniziata in discesa, abbiamo fatto subito l'1-0, però si vedeva già dall'inizio che la squadra non era, diciamo, nelle sue gambe. Oggi praticamente abbiamo toccato, penso, il punto più basso a livello di gioco calcistico che da quando sono io qui, che è l'ottavo anno. Penso che è bene che ognuno dei miei giocatori si faccia un bel esame di coscienza e torni martedì più caricato di prima, altrimenti si rischia magari di trovare un'altra sistemazione o qualcos'altro. Siamo partiti come ci sta capitando, 4 minuti sotto di un gol alla prima azione e dopo 2 minuti l'ennesimo centrale difensivo che è dovuto uscire dal campo. E oggi veramente i ragazzi hanno fatto, secondo me, un miracolo su un campo difficile contro un'ottima squadra. Ci abbiamo messo cuore, grinta, noi siamo ultimi in classifica, abbiamo sempre perso in questo campionato
e siamo venuti qui chiedendo io a loro di dare tutto, l'hanno fatto benissimo, abbiamo anche secondo me prodotto un buon gioco. A un certo punto a metà del primo tempo ho controllato, segnavamo quanti tiri, perdevamo 1-0, abbiamo fatto 6 tiri noi e uno loro, poi siamo riusciti a ribaltare con 2 gol, secondo tempo di sofferenza. Ci ha messo dentro la nostra area di rigore, onestamente ci ha riusciti a tenere anche con un po' di fortuna, cosa che fin qui era mancata, ma ci prendiamo questi primi 3 punti del campionato e pensiamo alle prossime. Prima storica vittoria per l'Arna, l'ha toccata piano piano, Renato Borgo, insomma, con i suoi giocatori. Torniamo in Serie D e così chiudiamo, perché lasciamo spazio a diretta B alle 20:30 in campo il Perugia a Benevento, Giulio Nardi, Valentina Belega, i loro ospiti. In Serie D perché il Cannaro è uscito sconfitto oggi 2-0 dalla trasferta di Scandicci, vediamo come nel servizio di Marco Pecorini. Vince ancora lo Scandicci, bel 2-0 al Turri contro il Cannara e secondo successo casalingo di fila per i ragazzi di mister Rigucci, ottima prova per i Blues che già al 7° minuto vanno vicini al gol, bella iniziativa sulla destra di Chernezzo, poi la difesa ospite sfiora l'autogol, rete che per lo Scandicci arriva comunque al 10° minuto grazie a Pierangioli. Meucci fa tutto bene sulla destra, sfonda e mette una palla perfetta proprio per Pierangioli che di prima intenzione batte il portiere e porta in vantaggio lo Scandicci. Blues padroni del campo al 20° cross dalla sinistra, tiro al volo di Meucci che non trova però la porta ospite. Al 29° si fa vedere anche il Cannara con un calcio di punizione di Moracci, parabola però fuori dallo specchio della porta, difesa da Timperanza. Al 37° il raddoppio dello Scandicci su calcio di rigore, penalty assegnato per fallo di Mangiaratti su Gianneschi. Fischetto, si presenta a Chernezzo che spiazza il portiere, fa 2-0 per lo Scandicci. Ancora Chernezzo, protagonista al 45°, lanciato benissimo davanti al portiere, lo anticipa ma Moracci è miracoloso a salvare sulla linea di porta e a lasciare il punteggio sul 2-0 all'intervallo. Ad inizio ripresa ci prova il Cannara con un tiro di Mattia, para però Timperanza che lascia inviolata la propria porta. Al 61° calcio d'angolo di Mariani, colpo di testa di Meucci che esce di poco fuori dallo specchio della porta. 1 minuto più tardi ancora Mariani, protagonista stavolta in proprio, recupera palla al centrocampista dello Scandicci, punta la difesa e tira, trovando però l'ottimo intervento del portiere ospite Lori. Al 76° punizione di Mariani, colpo di testa dello Scandicci e vola ancora il portiere ospite a dire di no al tris dei Blues. 80° ancora grande giocata stavolta di Marini che entra in area e cerca la porta, palla deviata che esce di poco alla destra del portiere. 84° Chernezzo si invola verso la porta, para ancora il portiere ospite che nega ancora il terzo gol allo Scandicci. Poi ci prova nel finale il Cannara, pericoloso prima con Bazzoffia che prova a infilarsi nella difesa dello Scandicci, bravo Timperanza in uscita, poi Scandicci che resta anche in 10 per l'espulsione di Corsi. Cannara ci prova al 95° con un tiro di Corrado, Timperanza respinge in calcio d'angolo, finisce così 2-0, ottima prova per lo Scandicci che si porta a quota 6 punti in classifica dopo una bella prestazione contro il Cannara. Cannara chiamato al riscatto domenica prossima quando allo Spoletini arriverà la Pianese. Maurizio Peluso da capitano e tifosi del Foligno che ti stanno ascoltando, cosa dici? Innanzitutto li ringrazio per quello che stanno facendo per noi, che ci sono molto vicino e veramente stanno facendo una grandissima parte i tifosi del Foligno. Speriamo di regalargli al più presto la prima vittoria in campionato e adesso domani ci riposiamo e da martedì torniamo al campo insieme al mister, insieme a tutti i miei compagni, cercheremo di aumentare ancora di più
quello che stiamo facendo noi, la concentrazione e gli allenamenti. Se segni contro il Gavorrano, niente esultanze alla Valore, però, eh? Quelle evitano. Ma che sei matto, per fortuna io sto fermo. Complimenti al bomber Cacciamano dal DS Luca Gagliardini. Grande giocatore, grande persona, un piacere averlo riportato a Tavernelle dopo tanto tempo. Oggi, come allora, grande personalità invece. Agli amici di Città della Piave che ti stanno guardando, da grande ex domenica, Piavese Tavernelle, 253 domenica prossima. Vediamo, perché no? Sono comunque una partita speciale per me dopo tantissimi anni, affrontare la società dove sono cresciuto, dove ho fatto tantissimi gol, ci siamo tolti insieme tante soddisfazioni, dove giocano tanti amici, quindi sarà una partita speciale. Poi se viene il gol, bene. Massaggio di Capitano Arcioni domenica prossima Città della Pieve oppure no? No. Quello no, quello no. È sicuro. Grazie a Maurizio Peluso, grande in bocca al lupo. Grazie a te, Nicola. Vogliamo in gol domenica, contro il Gavorrano, non ci perdonerà Marco. Il gol dell'ex veramente c'è sempre, quindi adesso non mi fa dire altro, come c'è il suo ci potrebbe essere anche il mio. Ci perdonerà Marco Bonura, grazie, un grande in bocca al lupo anche a Lorenzo Cacciamano. Hai scelto la serata giusta, Tavernelle capolista, festeggiato quota 250 che sono poi 252 e non era tutti, complimenti davvero. Grazie, Nick. Grazie, non cambiate canale adesso, diretta B, Benevento Perugia, Giulio Nardi, Valentina Bilia, Cristiano Silveri, i loro ospiti per seguire live l'impegno dei Grifoni. Noi torniamo come sempre domenica prossima nel consueto orario 19.45 con speciali dilettanti.